Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial. Oggi vi mostrerò come realizzare un biglietto di ringraziamenti semplice e veloce, partendo proprio da un cartoncino Havana come questo. Le dimensioni del cartoncino sono 12 cm e mezzo per 9 cm. Come prima cosa scegliamo un cartoncino per lo sfondo. Io ho scelto questo a tema legno e andiamo a ritagliarlo di misura. Cancelliamo i segni della matita e possiamo incollarlo direttamente sul nostro cartoncino di base. Andiamo ora a creare una decorazione. Partiamo utilizzando questo cartoncino chiaro, è un punch di questo genere. E perforiamo. Al di sopra mettiamo invece un tondo sempre ricavato utilizzando un perforatore. In questo modo possiamo anche utilizzare tutti gli scarti che altrimenti avremmo dovuto buttare. Incolliamo i due pezzi insieme. Al di sopra voglio incollare un'altra decorazione. Andrò a ritagliare questi fiori da questo cartoncino che viene dalla collezione Sidewalks di October Afternoon. Perfetto. Questo andrà qui. Da un cartoncino Havana ho ritagliato una tag, un'etichetta, che posizionerò al di sotto e sulla quale andrò a stampare il sentiment, utilizzando questo timbro chiaro con scritto appunto grazie, thank you. Stacco il timbro dalla confezione e lo posiziono sul blocco in acrilico. Dopodiché utilizzerò l'inchiostro trasparente Versamark e della polvere per embossing white, quindi bianca, in modo che il sentiment, la scritta thank you, rimanga a rilievo. Metto una base in modo che la polvere non si spalga per tutto il tavolo, poi con un panno statico rimuovo la staticità dalla tag e procedo con il mio timbro. Ed ora, utilizzando la pistola per embossing, porto a rilievo il mio timbro. Per aggiungere altri dettagli, utilizzo questo timbro con delle righe e dei puntini per fare il bordo. Anche in questo caso procedo embossando. Posso ora procedere all'assemblaggio, incollando i vari dettagli. Ok. Ed ora, come tocco finale, utilizzando questi due perforatori, applicherò delle piccole farfalle.
ed ora la incollo usando la colla soltanto nella parte centrale del corpo della farfalla per dare più rilievo, in questo modo. Per finire disegno una linea tratteggiata con la penna gel bianca in modo da rendere più uniforme la base con gli altri colori che ho utilizzato. E come ultimissimo dettaglio dei piccoli strass al centro del corpo di ogni singola farfalla. Ed ecco la nostra thank you card finita, semplice, veloce ed effetto. Bene, anche per oggi è tutto, io come sempre vi auguro una splendida giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come realizzare questa manicure a strisce con un dettaglio a cuore sull'unghia dell'anulare.